Garage, Radio Ok. Parola all'assessore Sabrina Spedica, assessore alla cultura. Sacrifici, soddisfazioni e obiettivi quest'anno della Fora, raggiunti o non raggiunti? Quest'anno è un'edizione molto particolare. Siamo stati destabilizzati da una fase in cui pensavamo di poter donare alla comunità una festa in piena normalità, sia pur con delle piccole restrizioni. Di fatto poi il 23 di dicembre il decreto governativo ha nuovamente disposto il divieto di eventi all'aperto, per cui ci siamo ritrovati a dover rimodulare tutta la festa e a dover prevedere una accensione totalmente per televisione. Tant'è vero che abbiamo coinvolto tutte le televisioni, diciamo, più cospicue, più rilevanti del territorio, Telenorba, Telerama ed Antenna Sud. E ovviamente l'obiettivo era quello di non demordere, perché una festa è una tradizione, un culto così sentito dalla nostra cittadinanza e da tutti i pellegrini di Sant'Antonio Abate, non va assolutamente sminuito né può interrompersi. Caparbietà, ostinazione e tanto lavoro in una macchina organizzativa che si è mossa a stretto regime con continui tavoli di intesa con prefettura, questura e tutti i vigili del fuoco, tutte le autorità competenti che potessero far sì che l'edizione 2022 potesse essere nuovamente goduta da tutta la cittadinanza e dai pellegrini. Dovoli assieme a Scorrano vantano questo grande culto del santo. Novoli per la Fora, ma Scorrano per proprio il culto della Santa Piccola, Santa Domenica. Questa tradizione deve essere rimandata ai propri figli, come ha detto, ai propri, diciamo, la nuova generazione. Progetti in atto, progetti che la Fora non deve morire, bisogna sempre ogni anno riviverla. Il progetto è già stato presentato e abbiamo anche avuto la possibilità di uscirne vittoriosi, perché nel momento in cui abbiamo partecipato al Servizio Civile Nazionale, al bando, insieme ad altri 13 comuni di cui Brindisi è capofila, io ovviamente condividendo con tutto il resto dell'amministrazione ho puntato proprio sull'aspetto culturale e sulla nostra tradizione, cercando di avere delle unità attraverso il servizio civile. Infatti sono arrivati 4 giovani in comune, espressione del servizio civile, cercando di azionare una attività volta proprio alla tutela e alla salvaguardia e a poter trasmettere ai ragazzi la tradizione. Infatti abbiamo previsto dei laboratori che verranno fatti ovviamente all'interno dell'istituto comprensivo insieme con i costruttori della Fora. Proprio stamattina ho avuto conferma insieme all'assessore all'istruzione Francesca Ingrosso, abbiamo chiesto a maestro Renato che è il dominus nella costruzione della Fora di poterci dare una mano, perché è fondamentale che la sua bravura, la sua operatività e la sua manualità nel dar vita a questa bellissima installazione qual è la Fora possa essere trasmessa ai più giovani e ai bambini, affinché l'amore per la nostra tradizione, per la nostra Fora, possa diventare anche possibilità di imparare e di poter fare nei prossimi anni, diventare loro stessi costruttori della grande pira. Sappiamo benissimo, assessore, che tra poco, e direi il prima possibile, questa Fora diventerà una DECO, denominazione comunale. O sbaglio, assessore? Una grande, secondo me, un grande obiettivo raggiunto, perché quando si conosce Novoli, uno, quando si vede sulla cartina Novoli, immediatamente si associa alla Fora come Calimera ai Lampioni, come Scorrano a Santa Domenica e come Melpignano alla Pizzica. È un obiettivo raggiunto, assessore? Allora, la DECO ha un'importanza fondamentale, perché è uno strumento di denominazione controllata attraverso il quale possiamo riuscire veramente a far sì che l'identificazione Novoli-Fora possa non soltanto essere
fruita e sentita da Novoli e da tutti i territori limitrofi e anche a livello regionale, ma proprio l'obiettivo è quello di farla espandere a livello nazionale non solo. Io purtroppo avevo avuto anche il contatto con una regista romana, dico solo il nome per non svelare il tutto, si chiama Donatella, è una regista con la quale ho avuto un incontro che aveva l'obiettivo di dar vita non ad un cortometraggio, ma ad un vero e proprio film sulla Fogara di Novoli, film facendo partecipare i protagonisti e anche i cittadini. Purtroppo le vicissitudini hanno consentito di poter iniziare questo tipo di lavoro. Staremo appresso a questa regista, cercheremo di coinvolgerla fino in fondo, magari anche con l'aiuto della regione, perché non dimentichiamo che tutto il progetto è costantemente condiviso con la regione, che ci supporta attraverso il Teatro Pubblico Pugliese finanziandoci. Quindi cercheremo di dar vita attraverso questa regista, se lo spero e mi auguro ancora questa intenzione, a questo anche film. Quindi Deco, film e tanta voglia di essere presenti sul territorio nazionale e non solo, sicuramente faranno della Fogara di Novoli un emblema riconosciuto in tutto il mondo.